Anche il libro Maldi, riporta la stessa formula, il lavoro compiuto subito da un gas in un'espansione isoterma, nRT logaritmo del volume finale diviso l'iniziale. nRT si può sostituire con PV. Amaldi dice anche quello che già sappiamo: il lavoro è uguale all'area racchiusa tra questo tratto di iperbole e l'asse dei volumi, quindi questa parte di area colorata. E il libro riporta anche un semplice esempio dove ci sono un certo numero di moli di gas perfetto che viene fatto espandere a una temperatura costante, quindi un isoterma, da questo volume iniziale a quest'altro volume finale. Il calcolo del lavoro durante l'espansione è molto semplice, basta andare a sostituire i numeri, quindi le moli per R, la costante dei gas perfetti, per la temperatura costante durante l'espansione, per il logaritmo del volume finale diviso il volume iniziale. Questo logaritmo è un valore maggiore di 1, cioè l'argomento del logaritmo è maggiore di 1 perché il volume finale è maggiore di quello iniziale in questo esempio, quindi il logaritmo è positivo. Viene giustamente un lavoro motore di 673 joule.